Invece passiamo a quella che è stata la sua precedente attività. Lei è sindaco di Grevacore, abbiamo letto insomma tra l'altro le fanure a proposito del fatto che quando c'è stato il terremoto un sindaco è il primo che scende e va a vedere se può salvare una vita umana. A distanza di tempo cosa è migliorato, visto la difficoltà che c'è in Italia oggi? Io devo dire che sono soddisfatto del percorso che l'Emilia e i comuni abbiamo fatto insieme a una persona straordinaria che è il presidente della regione Vascherrani. E devo anche riconoscere che il governo Monti, almeno sul versante dell'emergenza terremoto, insomma un po' alla volta, ma ha seguito le indicazioni del nostro presidente. Oggi siamo ormai a quasi 11 mesi dal sisma e se venite a vedere i nostri territori vedete gru. E non sono solo i cantieri della messa in sicurezza, sono già i cantieri della ricostruzione. Questo credo che sia un risultato straordinario. Il meccanismo dei 6 miliardi erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti alle banche per far fronte ai danni da privati e dalle imprese sta cominciando a funzionare. È un meccanismo che abbiamo dovuto mettere insieme perché non esisteva. E qui c'è un altro tema importante: bisognerebbe finalmente arrivare a una legge quadro sulle calamità naturali, in modo che ogni volta, per ogni terremoto, non si debba ripartire da capo con le ordinanze, ripartire da capo con gli strumenti. Gli strumenti quadro devono essere approvati una volta per tutti. Ma dicevo, le cose stanno funzionando. È complicato perché, guardate, io ho un paese di 13.500 abitanti, su circa 6.000 unità abitative 1.500-1.700 sono quelle lesionate. Scuole chiuse, municipio chiuso, cioè scuole chiuse, scuole inagibili, municipio inagibile, ospedale inagibile, già delocalizzati in container o in altre strutture. Diciamo così, dal punto di vista istituzionale tutto funziona, ma c'è tutto da recuperare e ricostruire. Però spero che almeno la fatica che stiamo facendo nel ricondurre tutto delle leggi ordinarie e accompagnate dalle ordinanze frequenti possa anche diventare uno strumento per una prossima calamità che non sappiamo quando avverrà e dove avverrà, ma sappiamo che sarà di sicuro ancora presente sul nostro territorio il problema del terremoto, aiuti chi viene dopo di noi a non ripartire da zero. Chiudiamo con una battuta, quindi Presidente della Repubblica, qualsiasi nome si faccia viene automaticamente bruciato, lei faccia un nome di un candidato che vuole bruciare e non faccia, dicendocelo, il nome di una persona che vorrebbe come Presidente. Beh, un candidato che voglio bruciare? Gianni Letta. No, io adesso parte la battuta, io credo che una figura di garanzia serve a questo paese. Avete visto con quale tenacia Giorgio Napolitano ha condotto questo mese complicatissimo, stando nei suoi canali istituzionali, non dando mai non solo l'impressione ma anche la certezza che fosse schierato da una parte o comunque fosse disponibile a concedere a una parte più di un'altra. Il vero problema è che lui è nel semestre bianco e quindi non aveva il potere di scioglimento delle Camere. Io spero che il 18 una gran parte del Parlamento della Repubblica, insomma della Camera e del Senato, voti a larghissima maggioranza al primo voto il Presidente della Repubblica. Questo sarebbe un segnale molto importante per il Paese, che ci farebbe forse recuperare un po' quel pensiero che oggi molti dicono e molti pensano, che siamo qua a non fare nulla, quando invece poi i lavori vengono portati avanti nel limite della Costituzione, quindi non ci sono le commissioni permanenti, ma c'è la commissione speciale, l'aula funziona, insomma quello che possiamo fare facciamo. Quindi io mi auspico questo e non voglio bruciare nessuno, ma quando scherzando il mio segretario dice dobbiamo tenere conto della parità di genere, che è un po'... probabilmente una donna. Che è un po', come dire, fare parte di genere in una carica monocratica è difficile, ma credo che voglia dire che secondo me ci sono i tempi maturi anche che possa essere una donna Presidente della Repubblica, insomma.